A grande richiesta, Ornella, e ce n'è davvero bisogno, arriva un secondo open day con tantissime discipline, quindi solo l'imbarazzo della scelta, mi sembra di capire. Sì, domani siamo pronti per accogliere famiglie, bambini e tutto il pubblico che vorrà visitare il centro, il campus Arcobaleno, il Summer Camp, che apre le sue porte per la seconda volta. E nella giornata di domani si prevede una bella giornata di sole e la novità rispetto al primo open day è che i bambini potranno provare le discipline che andranno poi ad incontrare durante tutta l'estate, quindi con gli istruttori preposti che troveranno nelle varie location, dall'arrampicata al circo in bike, al pattinaggio, alla sala danza e tante altre attività anche artistiche come piccole coreografie di danza per far approcciare bambini che non hanno mai praticato questa disciplina a bambini che invece già magari vogliono approfondire il concetto. Lo possiamo considerare una sorta di ritorno alla normalità per tanti bambini? Assolutamente in DAD sì. per i mesi? Assolutamente che... sì, ce n'è molto bisogno. La struttura si presta a un distanziamento molto ampio, parliamo di 30.000 metri quadri di struttura, di cui 25.000 all'aperto e 5.000 al chiuso, quindi non avranno problemi di assembramento, sono divisi in piccoli gruppi, divisi assolutamente per età, e quindi abbiamo una divisione da 5 a 7 anni, da 8 a 10 e da 11 a 13. Cosa ha incuriosito di più quando vi siete presentati per la prima volta, insomma, perché poi questa iniziativa è stata ripetuta? Ha incuriosito molto il format che proponevamo, quindi da un all inclusive con una cucina, uno chef che presenta pasti freschi cucinati giornalmente, a una possibilità di avere tutto all'interno di questo grande villaggio, senza stressare i bambini in giornate calde, troppo calde, per fare attività e portarli in luoghi preposti per altre attività. Quindi la cosa che è piaciuta molto è che all'interno del campus ci sono 16 attività tra lo sport, l'arte e i laboratori.